Vediamo. Schietto in bocca per il signore Francesco Zago di Conegliano Veneto. Gli assistenti sono Croce e Cesare. Calcio in avanti, proprio Busu. A sponda di prima, deliziosa per Agin Samiro. Si muove in avanti l'attacco dell'Inter con Kamate. Si ributta dentro Agin Samiro. Gosti in mezzo. Manca la scivolata. Siamo però dall'altra parte di Maggio. Lo scarico di Di Maggio cerca lo spazio in mezzo, fa una grandissima cosa Busu, se la ritrova, botta sul piede, calcio alto. Prima, vera, occasione da gol per l'Inter. Le proteste dei giocatori nerazzurri, per un fallo di mano. Sì, non c'è, ma niente da fare, ma il pallone è ancora dell'Inter. Occhio da Busu, lo gioca bene verso botta. Carica il cross e del giro colpo di testa! Passa l'Inter al minuto 17 con un'azione magistrale finalizzata dal colpo di testa. No palo del gol dell'Inter davvero. Molto, molto, molto meritato questo vantaggio dell'Inter sia per la bellezza dell'azione che ha portato al gol sia perché effettivamente in questo quarto d'ora abbondante di gioco la forma... Aspina! Mannini! Che era Mizus? No! Laia, la porta in avanti. Lo scarico sulla sinistra. Attenzione a Pagano. Ha guadagnato il fondo. Molto bravo Raimondi. Poi la conclusione. Perché stava arrivando da dietro. Come un... Occasione Roma però. Sì, prima occasione, c'è tanto traffico in zona centrale, quindi giusto provare con il gioco esterno. Roma che fa girare il pallone con Chiramisis. Romano Oliveras. Altra palla dentro, bel triangolo, Oliveras in area, l'appoggio e poi gran parata di Raimondi che si supera due volte opponendosi anche a Marazzotti. Angolo, primo bellissimo sviluppo della Roma, sono arrivati con un'azione corale a cal... Parte l'angolo, primo palo, flipper, anche qui... Qualcuno sta protestando per un presunto fallo di mano. Andremo a rivedere il replay. Nel frattempo qui invece fischio in favore dell'Inter. Ti hanno protestato ma non ho visto il tocco. Rivediamo l'angolo. No, non ho capito se le proteste erano per il tocco di Motta. Oliveras, scarico verso Chiramisis. Chiramisis a testa alta, mette una palla in mezzo. Ha incrociato Alessio, c'è la deviazione di un difensore dell'Inter, sarà calcio d'angolo. E va praticamente dentro la linea di rigore a mettere il cross, vuol dire che la squadra sa... Parte l'angolo, tentativo di omisciata addirittura. Proma che ritorna in possesso, conclusione, gran parata. Di Raimondi che ha risposto presentissimo sul tiro di guida che gli è capitata, la sta sfruttando perché è il terzo miracolo che fa, che tiene in vantaggio i suoi. Questo è un siluro di Cherubini, liberando sulla destra la possibilità di un cross che però per il momento non arriva. Adesso è tutto regolare e c'è Graziani col pallone, cerca dentro Bannini, si chiude l'avversario dell'Inter. Sta difendendo da squadra, sta difendendo bene, sta difendendo tutti, attenzione però. Attenzione però che qui c'è un buco, palla sul secondo palo, tappa di testa. La parata di Raimondi, la palla è entrata. Ha pareggiato la Roma col colpo di testa di Pagano. L'arbitro ha rivisto mentalmente per un attimo l'azione. Molto bella, altrettanto ricercata qua. Bravo, Vannini è avanzato nello scambio e poi... bellissima palla e Raimondi ci stava arrivando. Sarà Raimondi, sì, ha preso pure questa poi fondamentalmente. Rivediamo il cross in mezzo da parte di Graziani, il colpo di testa di Pagano schiacciato e fa schietto in bocca per l'arbitro, il signor Francesco Zago, fa ripartire il match. E da dietro la Roma riparte
La ricciò Gesù spirace, attenzione, buona palla dentro, Ischia Kamate, Kamate non scarico fuori, Di Maggio ritorna da Kamate, Inter con un'ottima ripartenza che adesso è diventata un'azione costruita, il cross in mezzo al colpo di testa, la palla ancora buona, Spinace la protegge, la scarica a sinistra, il cross di Motta, secondo palo di testa Kamate, ancora dentro, abuso, la conclusione, Berenbrook, Spinace finisce a terra, allarga le braccia all'arbitro, tutto ok. Buon colpo di testa, cerca di andare via l'Inter, con Kamate, che ha messo la quarta, poi la quinta, poi entra in area di rigore, fa fuori con un dribbling che l'avversario lo mette in mezzo e solo l'accompagnare dentro questa palla, è ancora buona, e poi non è entrata, non è entrata. Incredibile, si lamenta Berenbrook, sembrava dentro forse dalla nostra postazione, ma soprattutto dall'assistente, io penso che da qui riusciamo a capire qualcosa in più. Kamate ha fatto tutto benissimo. La rimessa in mezzo, è arrivato Vusio rimorchio, la conclusione, la deviazione ancora sotto porta. A me sembrava era dentro, se non era fuori gioco Berenbrook, è stante. Alexio. Molta a sinistra. Prova ad uscirne, la formazione nerazzurra, ma c'è il recupero palla della Roma. Occhio a Graziani, dentro per Cherubini, risponde a Graziani dei Bondi. Risponde presente. Altra azione della Roma, altra. Parte Pagano, barriera piena, quella in maglia bianca. Al di là dell'andamento della partita, delle condizioni fisiche, non poi butti la palla in aria in queste mischie, veramente. Può veramente capitare qualsiasi cosa. Palla dentro, attenzione, ha provato ad accarezzarla, Pagano, risputa lui, è tutto buono, Pagano, 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 non la perde, lo scarica fuori, e poi Raimondi si salva. Altro, super intervento in mezzo, se poteva servire qualcuno, ma hanno chiuso i difensori dell'Inter, c'era sia Edu che Alexiu, e quindi palla dietro per Cherubini che di.